Cugino, se mai qualche figa ti dovesse chiamare su questo cellulare in cerca di una cosa a tre con il sottoscritto, mi raccomando, dagli il mio nuovo numero. Che maiale di merda! Questa è l'unica cosa che mi viene da pensare. Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Quinta missioncina di GTA 4. Abbiamo appena conosciuto Michelle, che poi ci riveleranno avere un altro nome. Non ci abbiamo cuccato, però diciamo che la possibilità ce la siamo creata. Detto questo, tornerei al gioco, perché abbiamo Roman, che è un popoino nei casini. E adesso andrò a spiegarvelo meglio. Sul finale della scorsa missione, il quale link è in descrizione, e ci ho pure fatto la rima, ci ha chiamato all'ultimo perché tipo noi siamo andati con Michelle invece che andare a picchiare dei tipi, e quindi adesso trova in ospedale e va andato a prendere. Cugino, se mai qualche figa ti dovesse chiamare su questo cellulare in cerca di una cosa a tre con il sottoscritto, mi raccomando, dagli il mio nuovo numero. Che maiale di merda! Questa è l'unica cosa che mi viene da pensare. Ma io non voglio giudicare, per carità, però c'è, cioè, che schifo! Che schifo! Ma poi poveraccio Nico, è già tanto se se ne trova una. Ok, vieni Roman. There is the man who chose Coach before his cousin. I hope she was worth it. Will you drive me back to the office, cousin? Sì, ti porto indietro, vai. Ah, vabbè, anche la macchina di Michelle fa cacare, ho capito. If she was not the head of Mallory's, it would be me with the smell of titty on my breath, and you who ended up in hospital. Firstly, Roman, my breath does not smell of titty. No, ma io vi invito un attimo, magari anche a mandare dietro il video e leggere i dialoghi, ragazzi. Mi fanno morire, mi fanno morire, giuro. Dai, dai. Turn left. Bene. Roman, I apologize again for not being there for you. You've done a lot for me since I got here. The choice between some titties and your safety would have been difficult for me as well. Basta con queste titty, ma ci sei proprio... cioè, sei un feticista del cazzo, sei. Va bene, immagino che adesso dovremmo aspettare la chiamata per fare la prossima missione. Sì, posso andare a guardare la TV, grazie. Ma tutto questo perché Roman non ha... anzi, Roman un cazzo, perché Nico non ha il suo colbacco? Ah no, ce l'ha. Ah, ok, cioè ce l'ha fuori e se lo toglie mentre guida. Cioè, GTA è proprio un gioco avanzato. Cioè, già facevano con i capelli quello che adesso facciamo con le mascherine. Ok, Roman, I'm not going to let something else get in the way this time. Sì, sempre colpa mia, ok. Cioè, sei proprio un coglione. Ma perché che cazzo ti fai prestare i soldi dagli strozzini? No, comunque qua mi dice di disattivare la voce GPS, invece è carina. No, evita la polizia, si sa mai. Altro, la macchina sta anche fumando. Io farei l'entrata in stile. Boom. Proprio così, cioè, cazzo duro. Come è brutta la texture della faccia di quelli col giubbotto bianco e rosso. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Perché ti vado a ammazzare. Picchia Bladder. Vieni Bladder. Ah, ve lo devo picchiare col cerchio. Ah, ok, Y per i pugni, che sarebbe il triangolo. Come schivo? Come schivo? Ok, oh, ok. Quindi L2 e triangolo.
Ok, bene. Vieni, Kalem. Cioè, bimbo, sei proprio brutto. Ok, però picchi bene, scusa. Ma devi essere più... Ma perché non lo cogli? Ok. Sì, ma non posso morire. Non posso morire. Due tacche. Chi se ne frega, se è tuo fratello. Ok. Cerca di non prenderne altri. No, niente. Non ce la fai. Mi ci vuole un coltello qua. Bene. Ma anche no. Mamma mia, Roma. Mi fai ammazzare. Eccolo, chiuso ad avvicinarsi. Ok, ok. Ok. No, perché dovessi vedere la mia. Dovrebbe aver guardato due volte, che palle. Andiamo Roman. Se ogni tanto l'audio fa così, perdonate. Ok, laggiù. Bello, andiamo a inseguire la gente con la macchina che non curva e non frena. Appunto! Mi ha fottuto, pensavo andasse a dritto. Ok, dovrebbe comunque finire qua la missione. Cioè, nel senso, non dovrebbe andare più lontano di queste parti qui, da quel che ricordo. Poi magari mi sbaglio. Sì, infatti mi sto sbagliando pienamente. Ma dato che ti sei fatto prestare i soldi, Roman, potevi farti anche prestare i soldi per una pistola, no? Invece no. Mamma mia, quanto è lenta sta macchina. Ecco qua, sono i momenti in cui rimpiango GTA 5 di non avere tipo la macchina di Franklin. Temo troppo che andavi di qua. Ok. Dai Dardan, vieni. Qua c'è la freccina. Qua più che altro adesso va ucciso. Sì, adesso tiro un po' anche l'altro. Cazzo, le coltellate. Ok, devo avvicinarlo alla fine. Perfetto. Oh, perfetto. Diamo il coltello? Sì, diamo il coltello. Ok. Bene, abbiamo perso meno vite di quel che mi aspettassi. Cioè, rapido e indolore rispetto agli altri due. C'è proprio un caga sotto. Ehi, no, devi saltare in avanti. Darden ain't a problem for you no more, cousin. Nice. Bene. Tutti morti, mo. Beh, ma tanto GTA si sa, ragazzi, che è sempre problemi su problemi. Gente che ti odia, che ti vuole ammazzare. Ormai è fatto così GTA. E noi lo amiamo per questo. Non era una critica. E se anche lo fosse, non era una critica negativa. Dardan e Bleeder. Ecco chi sono. Dark è tutta un'altra cosa. Fantastico. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. Bene. Ti ho salvato il culo. Compaiono texture a caso. Ok. Dun, 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 dun. Bene. Siamo guadagnati il rispetto di Roman. Ci sarà presto un'altra missione per Roman, che sarà la prossima. E si chiamerà Easy Fern.
Ho controllato perché c'è la scaletta qua vicino. Quindi ragazzi, usciamo col nostro colbacco. Io con queste immagini qua, proprio col coltello in mano, vi saluto e vi rinnovo l'invito a lasciare like al video, iscrivervi al canale e arrivederci. Presto, presto, presto. Grazie ragazzi, ciao.